Amici 2023, anticipazioni 1 grado aprile, Mattia incontro Raymond, cricca a rischio uscita. Cosa succederà nel corso della terza puntata del serale di Amici 2023 in onda sabato 1 grado aprile su Canale 5? L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi si avvicina quasi verso il giro di boa di questa edizione. Le sfide per i concorrenti che sono rimasti in gara diventeranno sempre più importanti e toste. Così come per i giurati non sarà facile stabilire i nomi dei prossimi allievi che dovranno essere eliminati definitivamente dal cast e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la terza puntata del serale di Amici 2023 in onda sabato 1 grado aprile su Canale 5. Rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfida diretta che vedrà protagonisti Mattia e Raymond. A chiedere questa sfida è stato il prof Raimondo Todaro che ha scelto così di mettere alla prova il giovane allievo della prof Alessandra Celentano. Ti reputo un ballerino estremamente preparato nel classico. Quando però esci dal tuo stile tutto questo svanisce, ti trovo debole. Non comunicativo, rigido, ha sentenziato il prof Todaro esponendo i motivi della sfida richiesta tra Mattia e Raymond. Ti lancio questo guanto che sono sicuro di vincere, consiste in una coreografia di Modern Contaminato, ha aggiunto ancora Todaro. E poi ancora, le anticipazioni sulla terza puntata del serale rivelano che ci sarà spazio anche per un'altra sfida richiesta dalla prof Alessandra Celentano. Questa volta, a scendere in pista saranno le ballerine Maddalena e Isobel. Un guanto di sfida accompagnato da una amara lettera che la prof di danza classica ha indirizzato a Maddalena. La quale ha reagito mettendosi subito all'opera per fare un buon lavoro. Ma chi sarà il prossimo eliminato dalla scuola di Amici 2023 nel corso della terza puntata di questa settimana? Il verdetto finale potrebbe avere delle ripercussioni negative per il giovane cricca che, in queste settimane, è stato più volte criticato dalla giuria e anche dal pubblico social che segue il talent show Mediaset. Cricca, del resto, è già finito al ballottaggio al termine della scorsa puntata. Quando riuscì a salvarsi per un pelo contro il ballerino Gianmarco che, in quella occasione, ebbe la peggio. E, in vista della prossima puntata del serale, non si esclude che Cricca possa avere definitivamente la peggio e quindi essere fatto fuori dal cast di questa 22esima edizione del talent show Mediaset.